Questo è recente, di questa notte. La terra è ancora fresca. Anche qui, vedi? Sì. Si è fermato parecchio. E non doveva essere solo. Guarda, anche qua è tutto scavato. Già, evidentemente in questa radura hanno trovato da mangiare bene. Che cosa mangiano i cinghiali? Terra? No, ghiande, corbezzoli, bacche selvatiche. Però, quando non ne trovano, cercano cibo scavando nel terreno morbido. Con le zampe come cani? Col grugno. Cercano radici, tuberi, anche vermi. Vedi quante piantine di asfodelo ci sono qui? Bene, sotto le radici, in genere, ci sono dei vermi molto gustosi per loro. Sabremedda. Senti, cos'è? Sono i cani di Ammesturao, il pastore che pascola le capre lassù. Devono aver scovato il cinghiale. Allora lo fanno fuggire lontano? Beh, momentaneamente lo allontana. Però se nessun altro lo molesta, ritorna presto. Vieni, andiamo un attimo da Ammesturao a scambiare due chiacchiere. Zio, ma le capre che pascolano lassù non disturbano i cinghiali? No, le capre sono animali quasi selvatici e non disturbano i cinghiali. Piuttosto, se non riusciamo a convincere Ammesturao a spostare le capre, domenica non potremo fare la battuta qui. Perché? Perché i cani, eccitati come sono durante la caccia, nella foga del momento caricano anche le capre. Salute Costante! Oh, so pietù! Buonasera! Pullie! Occi e sottor, passa via! Cali di accosti, cade dongolato in fresco! Eita Novasa! Oh, Novasa tempo rabbioso! È 6 mesi che non piove, e sa pastura è poca! Le capre c'hanno fame, la quale e l'altra ne danno poco e niente. Ben già ben. Vai, fai, costa. Senza, suo Pietrino. Grazie. E ta cosa, questa Spartis? Sono uscito a fare un giro per vedere che non ci sia qualche bucconetto. Domenica vorrei fare questa battuta e ho paura per il cane. No, non c'è da temere. Quest'anno volpi se ne viste poche, la quale non abbiamo messo neanche il veleno. Cinghiali. Cinghiali già ce n'è. Quando ero giù, ho sentito i cani che abbaiavano. A Gianni Tendi. Ah, erano i cani miei appresso un cinghiale che varredono un malloro. Un vitello. Esagerato. Sì, signora, proprio un malloro. Deve pesare almeno 50 kg. Qui il giro, il posto è tutto stuvionato, arato, là. I cani ne erano uscito la prima volta di quel cespuglio lì, la quale è neanche 20 metri da qui. Peccato che non abbia trovato me con la doppietta in mano. Che dio dei gallentaus costas. E poi adesso è prendendosi confidenza molto. Ci manca poco che di notte me ne entra dentro la baracca. Deve essere furbo come una volpe. Ci ha misturato e i suoi cani l'hanno mai acchiappato il cinghiale. E tanti su srivonge cose ci appaia ici.
I cani sì, lo corrono, ma quello pensa come una volpe e fugge come una lepre. Hai gusto? Dovrima sceti sabruvura. Dici bene, Costante. L'unica cosa che possa fermare quella bestia è una fucilata. Beh, se domenica mattina mi sposti le capre, organizzo io una battuta qui. E sì, ti assicuro che ci lascerà sì, gli unghioni. Sì, sì, Pietrino. Io domenica mattina ci passo le capre faccia soli, all'altra parte, e così beh, la battuta se la potete fare tranquilli, beh, tranquilli. Beh. Intanto preparami un paio di capretti. Manderò i battitori a prenderli verso le 10. Sì, sì. Trattami bene, Costante. E ti mando una zucca di vino buono. Sì, sì. Avare tranquillo, signor Pietrino. E a regali si meda. A Sibiri, Costante. Bandi con Deus. Zio, perché mi hai guardato male quando ho parlato a zia Mesturao? Perché? Vedi, Costante si secca moltissimo a sentirsi chiamare col soprannome. A Mesturao vuol dire mischiato. E viene chiamato così perché nemmeno la madre sa che sia il padre. Tu chiamalo Costante, che è meglio. Siamo particolarmente scalognati, almeno un paio di cinghiali possiamo spararli domenica. Ah, se passa nella mia posta non se ne va davvero. Ehi, già, tu hai le cartucce a rada o le hai spruzzate con l'acqua santa? No, ci ha scritto l'indirizzo sui pallettoni, non c'è da sbagliare. A voi piace scherzare, ma sono almeno 20 anni che io non sbaglio un cinghiale. Lo credo bene, è da 20 anni che non ne spari uno. Questo no, l'anno scorso ha ammazzato il cane di Amesturao. Ah, oh, non l'avevo mica fatta apposta. Mi è partito il tiro mentre stavo ancora imbracciando il fucile. Si vede che l'indirizzo era sbagliato. Signori, buonasera. Ballò, arrivi a proposito. Ciao, Ballò. Ciao, Lollotto, caccia in vista. Cos'altro vuoi che sia? Domenica facciamo un paio di battute, vieni. E me lo chiedete. Aspetto la domenica quasi esclusivamente per andare a caccia. Forse tua moglie non è dello stesso parere, però. Ah, le mogli sono tutti uguali. Balloi però non deve fare domande in carta bollata per avere il permesso, come fai tu. Io? A casa mia comando io e non ci sono né moglie né figli che mi possano impedire qualcosa. I calzoni li porto io. Ma senza mutande però. E dove avete intenzione di andare? Questa mattina presto ho fatto un giretto dove pasco la Mesturao. Ho visto che ci sono numerose tracce molto fresche. Sono sicuro che ci sono parecchi capi. Andiamo là. Ah, ho capito. Dove avevamo preso quel cinghiale che non aveva nessuna ferita? L'avevo sparato io. Di dietro, mentre si voltava per fuggire. Una palla singola penetrata nel buco del culo e uscita dalla bocca. Nemmeno una goccia di sangue. Dentro, intestini, cuore, fegato, tutto massacrato. Questo lo dici tu, ma l'avvocato asserisce di averlo sparato lui in bocca mentre gli veniva di fronte. Oh. E la pallottola gli era uscita di dietro. E penso proprio che abbia ragione l'avvocato. Tanto è vero che il buco del culo era molto largo. Questo non vuol dire. Forse era un cinghiale froscio. Allora, carestia, come al solito, sarai tu a doverti interessare degli arrosti. Sì. Alle provviste penso io. Va bene. E quando vai da Mesturao a ritirare i capretti, guarda che non succeda come le altre volte di trovare bestie senza l'interiora. Ah, ma questo non è colpa mia. Sono quei disonesti di pastori che si fregano sempre la treccia. Di questo non ne sono troppo convinto. Tanto è vero che oltre che senza interiora troviamo capretti senza cervello, bottiglie di vino vuote. Ah, non c'è da meravigliarsi troppo. Senza cervello non ci sono soltanto capretti. Prendi per Renadia, per esempio. Se dovessimo aprirgli la testa, cosa credi di trovarci? Cervello? Perché no? Magari di gallina. Qui il cervello funziona benissimo. Siete voi che ce l'avete microscopico. Ma perché non fate visitare a un buon veterinario? Perché? Io una volta mi sono fatto curare da veterinario. È stato bravissimo. In pochi giorni mi ha rimesso perfettamente a posto. Ah, io quando mi sento male vado sempre da un veterinario. Un mio amico, molto bravo. Dopo qualche giorno nitrisco come un cavallo. Ma perché non ci vai anche tu per Renadia?
Vedrai che ti farà muggire come un bue. No, grazie a Dio non ho bisogno. Io sono un uomo, non una bestia. A proposito, badate che per domani ho invitato anche un amico. Un pezzo grosso, lo conoscete tutti, l'onorevole Carroga. Ah, quello che mi ha trovato il posto in fabbrica. A me ha fatto tenere la pensione in validità. Già. Proprio lui. A Mesturao ha fatto tenere un contributo per l'acquisto di un montone selezionato, che non ha mai comprato. E a Perrenadia, che è di un altro partito, è riuscito a farlo cancellare dalle liste elettorali per un piccolo reato di gioventù. Tutti abbiamo ottenuto qualcosa da lui. E domenica viene a Cacciagrossa con noi? Sì, ma salirà verso la una. In mattinata altri impegni. Mangerà con noi. Se dovessimo prendere un bel cinghiale, gli ho promesso la pelle. Siete tutti d'accordo? Ma sì. Beh, sì, sì. Meglio così. Lo sapete come sono questi politici. Per mangiare vengono sempre da noi. E la pelle ce la levano lo stesso. Volenti o nolenti. Beh, io devo tornare a casa. Non ho ancora nemmeno mangiato. E mia moglie sarà preoccupata perché non mi ha visto ancora ritornare. Se non ti sbrighi, te le suona anche, vai. Guarda che sto andando a casa mia, non a casa tua. Dove è normale che la moglie le suoni al marito. Arrivederci a tutti. Vai, ciao. Oh, senti, Ballo, passa a casa mia stasera. Va bene, arrivederci. Vai, ciao, va. Ciao. Ciao. Sei in ritardo oggi, come mai? Sai com'è. Mi hanno bloccato alcuni amici e non sono riuscito a liberarmene prima. È tutto pronto per mangiare. Va bene. Ho una fame da lupi. Ha telefonato mia sorella poco fa, ci aspetta di mattina. Vuole che restiamo a pranzo da lei. Quando? Come quando? Non eravamo d'accordo che saremmo andati a trovarli domenica. Ma io domenica non posso. Devo andare a Cacciagrossa. Vuol dire che avvertirai i tuoi amici che a Cacciagrossa non ci puoi andare, perché avevi già un altro impegno che non ricordavi. Tu sei matta. Telefona a tua sorella dicendole che ci andremo sabato prossimo. Lo sai che tipi sono i miei amici, se dovessi dire una cosa del genere mi guarderebbero come un marziano. E a te, che cosa te ne importa degli altri? Io credo di contare qualcosa in più dei tuoi amici. Senti, cara, quello che devo fare lo decido io. Sono maggiorenne, battezzato, cresimato e vaccinato. Sono indipendente e libero di fare quello che voglio. Non ho padroni, non c'è nessuno che mi comanda, né fuori di casa né a casa mia. Così io ho deciso di andare a Cacciagrossa perché ne ho voglia e perché mi piace. Chiaro adesso? Certo, chiarissimo. Chiaro che io non conto nulla per te. Non basta che resti sola tutta la settimana. Devo restare sola anche la domenica. Io non servo a nulla. Solo a fare le pulizie in casa, prepararti da mangiare e basta. Allora potevi prenderti una serva, non una moglie. Ma possibile che tutte le volte che torno a casa non faccia altro che sentire le tue lamentele e i tuoi piagnistei? Ma possibile che tutto quello che faccio io a te non vada mai bene? Ma si può sapere che cosa diavolo vuoi da me? Che ti ricordi che sono tua moglie? Che ti ricordi che esisto anch'io? Perché? Che cosa faccio tutti i giorni della settimana? Per chi sto lavorando? A chi do i soldi del mio stipendio? Per chi faccio questa vita? Non è forse anche per te? Che cosa è che ti manca? Lavoro come un mulo dalla mattina alla sera. Ti do la possibilità di fare la signora, non ti manca nulla. Puoi comprarti quello che vuoi, ma non sei ancora soddisfatta. Se credi che è per questo che ti ho sposato, ti sbagli di grosso. Potevo starmene anche a casa mia. Avevo tutto quello che volevo, non mi mancava nulla. A parlare con te, tu certe cose non le capirai mai. Avessi almeno un figlio. Niente, nemmeno quello. Arriverà. Arriverà anche il figlio, sta tranquilla. Alla fine ti lamenterai anche perché saranno troppi. Certo che arriverà. Ma quanto? Trovi il tempo per tutto, eccetto che per tua moglie. No, non dire così. Lo sai perfettamente che tolta la caccia e il lavoro, il mio tempo è tutto per te. Ma va, è più di un mese che nemmeno t'accorgi di me. O sei stanco, o ti devi alzare presto, o ti senti poco bene. Intanto non è un mese, ma è meno di una settimana. E se ti dico che sono stanco, è perché il mio è un lavoro pesante, che mette a dura prova chiunque. D'altra parte, è già da parecchi anni che siamo sposati, e la luna di miele non può durare tutta la vita. Ed ora lasciami in pace. Sta tranquillo che ti lascio in pace. Me ne torno da mio padre.
Io qui ci sono soltanto per fare le pulizie. Ormai non mi è restato nient'altro. Accidenti a te! Stai facendo una tragedia tutto perché domenica devo andare a caccia grossa. Ma se credi che facendo così io rinuncio ad andarci, sei matta dalle gare! Io ritorno da mio padre! E torna anche da tuo nonno! Ma guarda un po' questa donna che si è messa in testa di comandare in casa. Che non possa più neanche respirare senza chiedermi permesso. Questa me l'ha raccontata proprio lui. Chi? Il conca d'Acula? Sì, sì, che si era svegliato circondato da cinghiali. E comincia a sparare, a sparare. Che posto? Sì, ballista, ma dico, ma il fucile non lo ricaricavi. E lui? E chi aveva il tempo di ricaricarlo? Cos'è mai? Ci sono certi tipi che sono proprio... Perché hai fatto accomodare l'onorevole Carroga qui? Perché non siete andati dentro? Ma no, signora, qui ci stiamo benissimo. C'è il fuoco, si è tra amici e si beve di quello buono. Genuino lo è sicuramente. Non contiene altro che succo d'uva, glielo garantisco. L'ho proprio fatto io con le mie mani, veramente anche con i piedi per picciare l'uva. Ma si capisce. Salute. Vita. Non mi sembra vero di poter dimenticare tutti i miei grattacapi e trascorrere una serata tranquilla parlando di caccia e di altre cose pulite, specie oggi che il mestiere del politico è diventato estremamente difficile e pericoloso. Noi di politica non ce ne intendiamo. Forse lei si annoierà a parlare con noi delle nostre cose. Ma nemmeno per sogno. Ma quante volte da giovane sono venuto a caccia grossa con voi. Facevo il battitore assieme a Sergio Casu, Felice Todde, Zio Batata. Già me la ricordo, sì. È permesso. Oh, Ballone, buonasera. Vieni avanti, siediti con noi. Buonasera, onorevole. Ciao, caro. Salve. Stavamo ricordando di quando l'onorevole Carroga faceva il canargio. Ah, bei tempi. Partivamo la notte a piedi con lo zainetto. Tutte le provviste venivano caricate su un carro a buoi. La caccia era aperta tutti i giorni della settimana. E si partiva per restare fuori almeno 15 giorni. I cacciatori erano pochi e la selvaggina invece era molta. Ricordo una volta che in un solo giorno avevamo scovato 23 cinghiali. Li avevo contati. Proprio per questo mi avevano affibbiato il soprannome di 23. Ah, e questo è come il soprannome di Cagaviva, un uccellatore di qui che fa le grive. Prepara i lacci per i tordi con crine di cavallo e filo di nylon. Ne riempie in pochissimo tempo una così vasta zona che sembra che questo filo lo caghi. Mi perdoni l'espressione, onorevole. Però il soprannome più azzeccato è quello di carestia. Non esiste in tutta la zona un uomo più avaro di lui. Figuratevi che la selvaggina la vende. A me la selvaggina non piace. È per questo che la vendo. Ma a casa tua, tua moglie e i tuoi figli la mangiano. A loro piace. Voi chiamate avarizia quello che è risparmio? Comunque ora, se mi occorre selvaggina, so a chi rivolgermi. Vero, carestia? Ah, certo, non è. Ci può contare. A proposito di mangeria, chi è della compagnia che si occupa degli approvvigionamenti? Carestia. Allora, si ricorda di passare da Frau, il macellaio, a ritirare i due bei porchetti che ho comprato per la compagnia. Oh, spero che me lo permettiate. Ah, veramente, abbiamo già dei capretti, ma per non dispiacerle. Bene così. Tanto, con quell'aria e con quel freschetto, va giù tutto quanto. Mi dispiace proprio che non possa venire di mattina presto con noi. Sarà per un'altra volta. Oh, si è fatto tardi. Me ne devo andare. Ce ne andiamo, Vi accompagno. Lei rimane qui. Resto, arrivederci. Ciao, Ballone. Ciao. Ciao, Ballone. Prego. Prego, prego, onorevole. Grazie, grazie. Cos'è? Sembri piuttosto strano stasera. Nulla di grave. Discussioni in famiglia. Hai bisticciato con tua moglie, è così? Sì, ma questa volta ce ne siamo detti di tutti i colori. E lei ha detto che se ne torna dal padre. E te la prendi per questo. Sai quante volte abbiamo bisticciato io e mia moglie? Tutti i giorni. Ma quella non se n'è mai andata via. Neanche ad ammazzarla. Sempre io ho dovuto sopportarla. È diverso. Voi avete figli e quelli non si abbandonano. Noi figli non ne abbiamo. Bah, del resto siete più tranquilli. Ma
Perché cosa avete bisticciato? Ah, le solite cose. Dice che è sempre sola, che la domenica la pianto per andare a caccia grossa, che la trascuro e così via. Beh, non mi sembra una cosa tanto grave. Sai cosa facciamo? Ti accompagno fino a casa tua. Facciamo due passi. Vedrai che troveremo una soluzione a questo problema. Coraggio, su. Andiamo. Buonasera, compare. Entrate dentro. Buonasera, compare. C'è con me anche un suo conoscente. Oh, Balloi, vieni avanti. Avanti, avanti. Accomodatevi. Eita Novas. Cosa vuole che le dica? Si tira avanti. E tu, Balloi, cosa è successo con tua moglie? L'ho vista arrivare qualche ora fa, piangendo, tutto disperata. Avete bisticciato. Cose che succedono. Duscio, lo so. Non è che non capisca. E ti assicuro che non voglio entrarci in mezzo. È quello che gli dicevo anch'io. Fatti vostri, sbrigatevela da soli. Dov'è adesso? Sarà andata dentro. Andrai dopo a cercarla. Per ora, beviamoci sopra. E allora, compare, cosa mi raccontate di bello? Le solite cose. Oramai non siamo più ragazzini e dobbiamo accontentarci di quel poco che abbiamo. Giusto. Tocca a loro darsi da fare. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. E non mi pare che siate tanto vecchi. Io sono sicuro che c'è da fare anche per voi. Ma vi tirate indietro con la scusa dell'età. Io non mi tiro indietro affatto. Lavoro ancora dalla mattina alla sera. Sicuramente più di tanti giovani di oggi. Che voglia di lavorare ne hanno poca e niente. Oh, non dico per te, Balloi. Non parlatemi dei giovani di oggi. Tutti sfaticati aspettando la pappa pronta. E se non ci fossimo noi vecchi, sarebbero capaci di lasciarsi morire di fame, pur di restare senza far nulla. E magari andare a protestare per le piazze contro lo Stato, che non passa loro lo stipendio, per restarsene come le lucertole pancia al sole. Non è così. Come non è così? È che il lavoro non ce n'è. La campagna, allora. Se non vanno a lavorare i campi è perché i terreni non rendono. Che i terreni non rendono, è vero. Però questo non vuol dire che dobbiamo restare a sgraffi, a grattarci con le mani in mano. Il fatto è che se ne vogliono andare in città si spassiai a spassarsela. I più volenterosi vogliono lavoro in fabbrica, essere ben pagati ed avere tempo libero per divertirsi. Gli altri vogliono un impiego alla regione, dove si sa che non si fa nulla dalla mattina alla sera. Ma mi sapete dire che scopo c'è a rompersi la schiena dall'alba al tramonto per non ricavarne nemmeno il tanto per vivere? Oggi il mondo è cambiato. Sarà cambiato, però giovani che si rompono la schiena dall'alba al tramonto qui in paese non ne conosco.
Ora tutti vogliono studiare, tutti vogliono diventare dottori, professori, e non capiscono che ci dovrà pure essere qualcuno che il lavoro lo esegua. È guai che manchi la macchina per andarsene in giro. Io ho camminato sempre a piedi, non ho mai avuto la macchina, ma non sono morto per questo. Voi non volete capire che i tempi sono cambiati, che il progresso avanza sempre. Non si può restare legati al passato, alle vecchie idee, alle stesse abitudini. I giovani vogliono cambiare, vogliono vivere meglio, hanno coscienza dei loro diritti, per questo sono diversi da voi. Il guaio è che conoscono solo i diritti e nessuno dei doveri. A sentirvi parlare sapete fare tutto, ma alla fine dei conti non siete capaci neanche di tenervi la moglie in casa. Ah, è così che la pensate. Ora ve la faccio vedere io. Avete fatto bene, compare, a provocarlo così. Finalmente si deciderà a mostrarsi uomo. Sapete, compare, quando ho visto mia figlia tornare a casa in quello stato, frangendo, quasi quasi la prendeva a schiaffi. Gli ho detto che qui non ci faceva nulla, che il suo posto era vicino a suo marito e che se ne tornasse a casa sua. Avete fatto bene. Questi giovani non sono capaci nemmeno a bisticciare. Io con mia moglie ci ho fatto certe litigate che una giovane di oggi sarebbe andata ad ammazzarsi. Ce ne dicevamo di tutti i colori. Alla fine, spuntavo sempre io. Oggi non è più così. Sono diventate femministe. Una specie di sindacato contro gli uomini. Però l'uomo lo vogliono lo stesso. Tutte balle. Vorrei vederle queste donne senza gli uomini, cosa sarebbero capaci di fare. Figlino di certo. A meno che non inventino qualche cosa per farle nascere come le piante. Che cosa vuoi? Che cosa sei venuto a fare qui? Non ti sembra che sia ora di piantarla adesso? C'era bisogno di venire da tuo padre. Ringrazia il cielo che ha un marito come me. Avessi trovato un altro, ti avrebbe riempito la faccia di schiaffi. Certo, voi uomini siete capaci di imporvi solo con la forza, con la brutalità, con la violenza. Non avete nessuna sensibilità verso le mogli. Senti, non ho nessuna intenzione di ricominciare. Preparati che torniamo a casa. No. Io con te non ci torno. No, tu ci torni. Sei mia moglie e vieni con me. Alzati su. Andiamo, su. Avanti, andiamo. Ho detto di no. Cammina, su. Guarda che se vengo è perché mi costringi. Ma io non voglio venire. Non importa, andiamo, su. Noi siamo pronti. Ah, andate pure. Compare rimane un altro poco con me a bere un bicchiere. Allora, buonanotte. 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 Yeah.
Allora, carestia, ricordati di andare da Ammesturau verso le 10 a ritirare i capretti. A proposito, portagli anche quella croccoliga e vino che gliel'ho promessa. Va bene. Bene, ok, io vi ciocco. Cominciate a raccogliere un po' di legname per fare il fuoco. Forza Vicciocco, lasciate stare per adesso il fuoco perché dobbiamo salire fin lassù e abbiamo molta strada da fare. Pronto Sergio, forza ragazzi, andiamo. Allora, oh Batata, tu con i Scanargius vai in quella punta, vicino a quell'arcata, e da lì muovi insieme agli altri, a ventaglio, verso le poste che sono qui di fronte a voi. Intanto Spicciocos, legate bene i cani, che non se ne fuga qualcuno prima dell'inizio della battuta, eh? Mi raccomando, non abbiate troppa fretta. I cani, fateli lavorare bene. Ah, parla tranquillo, ci penso Deo, ci penso io. Oh, andate. Ah, tappatemi i taglioni di cani per cominciare la battuta. Potrebbe passare o da qui o da qui. Se per caso oltrepassasse questo limite, tu lascialo andare. E lì c'è il geometra. Lo sparerebbe lui. Ah, va bene. Il segnale. Quando lo intendi, scappa i cani in questa direzione. Va bene. Pensi urla quanto puoi e seguiti tirando pietra a destra e a manca. Va bene. Mi raccomando, eh. Thank you.
Andatelo! Alla di buona volta! Andiamo via di qua. Mi fa pena. Lascia via che ci è morto. Ehi, ci sta, non ci è, signor. Ehi, lascia via. Non credevo che ti facesse questo effetto. Eppure, abbiamo parlato altre volte di queste cose. Cosa c'è adesso? Non lo so. Mi sembra una cosa crudele. Ma no. Non è una cosa crudele, è quasi una cosa naturale. Gli uomini sono sempre andati a caccia. Anzi, l'unico mestiere dei primi uomini era proprio questo, se si voleva sopravvivere. Sarà come dici tu, però gli animali così non si dovrebbero ammazzare. Allora, non si dovrebbero ammazzare nemmeno i maiali, gli agnelli, i buoi. La carne che mangiamo noi a pranzo e a cena è sempre carne di un animale ucciso. Ma è diverso. Quelli sono stati allevati per essere ammazzati. Quindi, secondo te, è meno crudele ammazzare gli animali domestici che quelli selvatici? Hai mai pensato alla loro vita? I cinghialetti nascono liberi, al sole, al vento, all'aria pura, e subito imparano ad affrontare le prime difficoltà, a riconoscere l'ambiente che li circonda, colori, gli odori, i cespugli sicuri dove trovare riparo e protezione, a cercare cibo, sia che si trovi sotto il terreno umido, sia che si trovi ancora sugli arbusti o caduti per terra. Imparano a fuggire tutti i pericoli, e in particolare l'uomo, il loro tradizionale nemico. Hai notato che orecchie e che naso grosso hanno? Questo vuol dire che i loro sensi più sviluppati sono appunto l'udito e l'olfatto. Pensa che si accorgono della presenza dell'uomo a centinaia di metri di distanza, e non per averlo visto, ma per averne sentito l'odore o il rumore. E così anche a caccia. Quando la muta dei cani li bracca,
essi annusano l'aria per individuare la direzione da cui viene il pericolo e imboccano uno dei tanti passaggi del bosco, quelli che noi chiamiamo Andulas Desirboni. È così che possono anche passare fuori dei posti controllati dei cacciatori. E anche quando passano nella posta di uno di questi, non è detto che vengano ammazzati, perché in questo caso dipende dall'abilità del cacciatore. Invece i suoi fratelli domestici, i maiali, appena nascono sono già in una prigione, spesso piccola, sporca e maleodorante. Solo l'organizzazione industriale ha dato loro qualcosa in più. Una prigione relativamente pulita, sale parto, ambienti a temperatura controllata e anche asili nido. Non hanno 4 settimane che già rischiano la vita. Se poi superano quest'età critica, vengono seguiti con attenzione, nutriti abbondantemente, curati, accarezzati. Ma sai, le carezze degli allevatori spesso hanno il solo scopo di valutare il loro strato di lardo. Molto probabilmente questi animali finiscono anche per affezionarsi ai loro allevatori. E poi, che cosa accade? Che quando c'è il primo compratore, vengono venduti con estrema tranquillità. Se scegliere, credi che nascerebbe cinghiale o maiale? Ma aspettate, perché se si conviene più la cacciatore? Tutto non è una vecchia. Ma parte lei, ma non mi difendevo. Ma questo ti spiego, se tu si sbaglia il paura, ma non è forse. Ma può andare meglio se noi ci mettiamo in testa di fare così. Ma devi essere scartucciato. Ma se fosse, non bisogna esagerare. Ma come avrei fatto a sbagliare quel cinghiale? Ma non lo so nemmeno io. Vi assicuro che l'ho sparato bene. Sì, ho controllato la fucilata. Ho visto che l'altezza della rosata era giusta. L'ho puntato bene. E quando ho visto che non è caduto, ci sono rimasto così male. Ma certo che adesso ne sentirai delle belle. Questo si sa. Succede sempre in questi casi. Comunque, non c'è da preoccuparsi eccessivamente. Sono cose che capitano a tutti. Ti vedo un po' troppo giù. Non è solo per questo. È per un complesso di cose. Quella storia di mia moglie che se ne va di casa. In fabbrica c'è un caporeparto che sembra ce l'abbia con me. Per quale motivo? Ma non lo so. Non gli ho fatto nulla e ho sempre lavorato senza tirarmi mai indietro. Non vedo che danno ti possa fare in fondo. Purché tu faccia il tuo dovere. Questo lo so. Ciò non toglie che si lavora male. E poi mi è successa un'altra cosa. Mio fratello, il brigadiere, no? Mi ha scritto chiedendomi i soldi del vigneto. E io non so come fare. Perché soldi non ne ho. Voi sapete, quest'anno l'uva è andata male e non abbiamo neppure vendemmiato. Ma quello non vuol sentire ragioni, vuole i soldi e basta. Ma sì, è una faccenda che si potrà aggiustare tra fratelli. Ho chiesto anche un prestito, tanto per farlo star zitto, ma non me l'hanno dato. Beh, di guai ne abbiamo tutti, ma prima o poi passeranno. Lo spero bene. Il fatto è che da un po' di tempo a questa parte non me ne va bene una. Ma non ti avranno fatto qualche fattura? Non crederete ai sortilegi? No, io non ci credo. Ma
sai com'è, quando uno non sa che pesci pigliare, si rifugia nella magia. Prova ad andare da Brigitte, tanto, ammesso che non ci possa far nulla, perlomeno ti dà un po' di speranza, ti rassicura. Già, è come giocare a totocalcio. Magari non vinci mai, ma una piccola speranza ce l'hai sempre. Appunto. Oh, salve amici, come va? Buongiorno onorevole. Ma gli altri dove sono? Buongiorno. Ciao. Staranno per tornare, anzi qualcuno è già tornato ed è qui al torrente. Ah sì, l'ho visto, ma io... E il figlio di Ziuberto. E Palmieri. Doveva preparare quel cinghiale che abbiamo preso questa mattina. Avevamo pensato di fare una sorpresa a lei, onorevole, da parte di tutti noi. Ma che razza di scherzo volete fare? Per carità, onorevole. Ma Cacciagrossa se ne combinano di tutti i colori. No. Avevamo pensato di regalargli la pelle del cinghiale. Ah, questo sì che è un bel regalo. Lo terrò con molta cura al ricordo di tutti voi. Ma mi sembra di sentire che anche gli altri stiano per tornare. Sì, sono proprio loro. E io ormai riconosco le voci di tutti quanti, persino l'abbaiare di ogni casa. E sono decine di anni ormai che andiamo a caccia assieme. Bene, bene. E' già pronto, ma guarda che già cazzo tu. Però guarda, ci sono un punto che eravamo loro. Adesso vediamo quello. Piano con quelle mani, piano. Bella bestia, è andata bene oggi, eh? Poteva andar meglio, uno è stato sbagliato. Davvero? Questo vuol dire che bestiame ce n'è. Ce n'è. Ne abbiamo scovati altri tre, ma sono passati fuori dalle poste. Per forza, non è stato messo nessuno in certi passaggi obbligati. O sei stato io che boccaccia? È stato tu per Renardia, cosa capirai di Andro di Simbonesi? Se l'ultima volta che sei andato a prendere i funghi ti è voluto far cercare dai cani. Sì, ma l'avevano ritrovato subito. Sicuro, i cani sono come i vigili sanitari. Sentono l'odore della merda da lontano. Però ho sbagliato quel bestione. E si vede che l'amico è membro onorario dell'associazione per la protezione animale. Ma cosa vuoi che ti dica? Io penso invece... Quando è passato il cinghiale, l'amico dormisse. Questa notte, poverino, non ha chiuso occhio. Del resto, lo capisco. Con una moglie così. Chi è stato a sbagliarlo? Non è un segreto. L'amico Balloi. Sì, sono stato io. Ma non sono il primo e certamente non sarò l'ultimo. D'altra parte, se non se ne sbagliasse nemmeno uno, a quest'ora li avremmo ammazzati tutti. L'ho sbagliato per conservarla ad un'altra volta. Thank you.
passa di soffrire. Ci passa di soffrire. Se tu hai immaginato. Oh, questo qui è il terzo cinghiale che sbaglia. Ma questa schiappa, cosa la porta a fare? Non l'ho capito. Ma perché non la lascerà a casa? Ma davvero, questo dovrebbe nascondersi sotto terra dalla vergogna, sì. Però capisci? Stasera le paga tutte. Ah, beh, insomma, non si può... No, io avrei voluto vedere Voodoo al mio posto. Ecco. Con una visuale di appena un metro. Ecco. Io l'ho puntato bene, stai tranquillo. Ma che avresti fatto tu? Lascia perdere, oggi hai sbagliato da 10-11 metri la più bella bestia della zona. Ma era un tiro impossibile. Tocca proprio così. Io di voi due, almeno il doppio ne valgo. Chi? Almeno quattro di voi due ne valgo. Sì, io. Calma, io, calma, io, calma, 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 calma. Qui si deve fare un processo regolare. Sbarazziamo il tavolo. Guarda, è da quella parte. Dove volete mettere la roba? Niente, deve essere quella stanza. Smettetela di fare tutto questo baccano, ma c'è silenzio! L'udienza è aperta. Cancelliere, leggi le accuse. Malloy Landiri, di anni 35. Sei imputato di aver vergognosamente sbagliato un cinghiale durante una normale battuta di caccia. Di aver così disonorato la dignità di tutti i cacciatori e di aver reso inutili le immani fatiche e i sacrifici di tutti i battitori. Imputato, hai sentito le accuse? Cos'hai da dire in tua difesa? Ho da dire che chiunque avrebbe sbagliato al mio posto. Io no! Silenzio! Silenzio, faccia sgombrare l'aula! Continua, Balloni. Io ho visto il cinghiale alla distanza di 50-60 metri. Ho sparato subito, ma non l'ho preso. Era troppo lontano e la visuale è troppo ristretta. Una cimurda, la cosa non è così. Qui c'è qualcuno che del tuo sbaglio se n'è accorso. Chiedo che Mesturao, che l'alle vicine ha visto, venga qui a fare la sua deposizione testicolare. Allora, il tribunale chiama testimoniare a Mesturau. Mottus parauri, bianta. Osio geometro. Anche che la mia famiglia non c'ha l'albero ginecologico come a lei. Io, il nome, ce l'ho lo stesso. Povero, ma onorato. Chiedo scusa, Costante. Costante Pecora è chiamato a testimoniare. Giura di dire tutta la verità. In coscienza dell'anima. Adesso devi dire che cosa hai visto. Quando che il cinghiale se ne fuggeva dei cani, disperato, io, per vedere più meglio, mi sono infisso in una roccia lì vicino, la quale ho visto abballò nella sua posta. Oh, che l'aveva sparato bene, l'aveva morto di sicuro, la quale... l'è passato a meno di 15 metri in uno spiazzo libero che gli poteva dare un'innaffiata di pallettoni. Ma ha sparato solo dei colpi. Il fucile del mio difeso si è inceppato. Male. I fucili si controllano e devono essere sempre in perfetto ordine. Non è una giustificazione. Protesto. Questa corte è prevenuta nei confronti dell'imputato. Il presidente aveva già deciso la sua condanna prima che avesse inizio il processo. E cosa credi? Che mi metta a giudicare gli innocenti, quelli che il cinghiale lo ammazzano? Ma dove siamo? Nei tribunali dello Stato, dove invece vengono assolti i delinquenti e condannati i poliziotti. Ma fammi un piacere. Avete qualche domanda da rivolgere al teste? No? Bene, Costante, puoi accomodarti. No, no, lì, lì, sì, lì. La parola all'accusa. Oramai è tutto chiaro. L'imputato è cercando scuse. Bensì ha detto che ha sbagliato. Quindi ha confessato. Il testimonio, che di caccia se ne sente, ha tolto ogni dubbio sull'errore dello sbaglio. Bensì non mi resta altro che chiedersene la condanna. Una condanna che se la ricordi lui e tutti quelli che vanno a Caggiagrossa e li sbagliano i tiri. Signor Presidente, signor pubblico, già lo sapete cosa vuol dire sbagliare un cinghiale. Vuol dire essere sbattere del sudore del fronte dei battitori, bensì anche dei cacciatori. Far mancare il brodino a tante povere mogli, a tanti pargoletti che aspettano come uccelletti nel nido.
Perciò vi chiedo che l'imputato venga condannato... All'ergastolo! L'ergastolo è troppo poco! A morte! A morte è troppo! Ma insomma, che cosa chiedi? Chi sia sottoposto a smidigliamento delle valvole mediante Ravanello! La parola all'avvocato difensore. Signor Presidente, signori del Tribunale, gentile pubblico qui presente, l'errore preteso del mio assistito non fu accidentale, giacché egli si accorse e in tempo di avere davanti non un cinghiale, badate bene, ma una cinghialessa. E qui, aggiungo io, una madre prossima a partorire. Ma e tu, come lo sai? L'ho vista. Era fuori dalla mia posta, ma l'ho vista benissimo, mentre arrancava faticosamente in salita. Ogni tanto si fermava e si premeva la pancia con una zampa. Faceva pena. Se Balò e Landeri avesse ucciso quella cinghialessa, noi l'anno ventura avremmo avuto due, forse tre e forse più di tre cinghiali meno. Ma Valoi Landeri ebbe l'istinto e poi la prontezza di riflessi e perché no? Il coraggio, sì, signori miei, il coraggio di sbagliare la mira. Oltre a ciò, nonostante quanto afferma il testimone, il tiro era difficilissimo, quasi impossibile. Solo per caso si può colpire un cinghiale in corsa alla distanza di 50-60 metri in uno spazio così ristretto. E non dimentichiamoci, signor Presidente, signori del Tribunale, che il fucile del mio difeso in passato ha onorato la nostra compagnia. Il passato è passato, è il presente che conta. Quanto al presente, quanti di voi avrebbero avuto l'ardire di continuare in una giornata venatoria dopo aver visto un gatto nero attraversargli la strada. E chi ci dice a noi che stamattina, mentre Balloi usciva di casa tranquillo, pregustando già la gioia della battuta, qualcuno nell'ombra, da dietro una finestra, non gli abbia sussurrato buona caccia. Sì, signori miei, proprio quel buona caccia che ci fa tremare tutti, che ci fa diventare lividi di rabbia. Scalogna, sfortuna. Questa è la definizione esatta di tutta la vicenda. Sfortuna che, perseguitando uno di noi, fatalmente si abbatte anche su tutta la compagnia, che oggi si è vista orfana di un capo che avrebbe potuto sfamare 3.000 persone, pargoletti compresi. E allora... dobbiamo dunque condannare Balloi? No! Signori miei, casomai aiutarlo. Ecco qual è il nostro dovere. Aiutarlo a fugare la iena. Avanti. Salute. Tu, Balloi, come mai sei venuto da me? Che cosa ti è successo? Così, tanto per vedere e per sentire. Ma sai bene, Brigitteda, che io non credo troppo ai tuoi poteri magici. E fai male. Oggi te ne convincerai. Vieni avanti. Mettiti a sedere lì, di fronte a me. Così, bravo. Ed ora dimmi che cosa vuoi sapere. Dovresti saperlo tu, se sei un indovino. D'accordo. Allora ti faccio le carte. Alzale. Con la mano sinistra, mi raccomando.
Vedo che hai qualche guaio, Balloi. Le cose, da un po' di tempo a questa parte, a quanto pare, non ti vanno bene. Bella scoperta. E chi vuoi che non abbia qualche guaio ai giorni nostri? Sì, è vero, ma i tuoi guai sono di natura particolare. Voglio dire che non dipende da te uscirne fuori. Ecco. Vedi questa carta? C'è una persona che ti vuole bene, ma è proprio a causa sua che sono nati i tuoi problemi. Qualche screzio con tua moglie, forse. E quand'è che non c'è qualche lite in famiglia? Qui non si tratta di lite, qui si tratta di incomprensione. È come se parlasse due lingue diverse. Ammettiamo che sia così. E tu, cosa potresti fare? Intanto dovrei avere qualche oggetto appartenente a questa persona. Che so, un fazzoletto, una catenina, qualche cosa che abbia portato addosso. Forse ce l'ho. Credo di avere una sua fotografia nel portafoglio. Me l'aveva data quando eravamo fidanzati. Va benissimo. Smezza. Ho capito. Vedi, Balloi, la colpa è tua. Tua moglie è offesa con te perché la trascuri, perché preferisci i tuoi amici a lei. Lei pensa che tu non le voglia più bene. Ma questo non spiega affatto le cose che mi succedono. Le spiega e come? Tua moglie, per tenerti legato a lei, per paura di perderti, ti ha fatto una fattura, in modo che tu faccia delle brutte figure con gli amici e finisca per abbandonarli. È così, allora. Ecco perché Domenico ha sbagliato il cinghiale. Ecco perché m'han fatto fare quelle cose al processo. Che cosa si può fare? È semplicissimo. Bisogna annullare quella fattura. E tu lo sai fare? Certo che lo so fare. Io ti do una cordicella. Tu devi farci 3 nodi. 2 ai lati ed 1 in mezzo. Quando torni a casa, la butti nel cortile, alle tue spalle, senza guardare, in un punto in cui passa tua moglie. Così avrai annullato la sua fattura e tutto tornerà normale. Bene, e allora dammi quella cordicella, su, dammela! Davvero una strega. Pensate che ha indovinato tutto. Ha detto che mia moglie mi ha fatto fare una fattura per farmi fare brutte figure con gli amici e costringermi a stare con lei. E tu ci credi a queste cose? Ma nemmeno per sogno. Ma figuratevi. Ma pensate che per annullare quella fattura dovrei fare 3 nodi qui e buttarla in cortile in modo che la trovi mia moglie. Quante stupidaggini. Eppure c'è qualcuno che ci crede ancora. Ah, io no di certo. Figurati. Non siamo più ragazzini e nemmeno con i giochi. Ma come si fa a sentire certe cose? Senti, com'è la storia? Ma se io non lo ricordo. Cosa c'è? Una lettera per Balloi. Chi sarà mai? Non ci scrive mai nessuno, eccetto che per le feste comandate. Stia tranquilla, signora, tanto non c'è da pagare niente. Meno male che mio marito non ha debiti né cambiali in giro, altrimenti...
Buona giornata, signore. Buongiorno e grazie. Possibile, ma è proprio lui. Questo atteggiamento da invertito. Ah, essere qualche scherzo. Conosco bene mio marito. Sì, ci mancherebbe altro. Veramente, veramente in questi ultimi tempi un po' è cambiato, eh. Io quasi non esisto più per lui. Certo che prima non era mica così. Lo ricordo bene da appena sposati e da fidanzati. Era un vulcano. Ma allora, questo cambiamento nei miei confronti. E se per scherzo l'hanno... magari ci ha provato gusto. Ma cosa sto pensando? Non nasce così, mica lo diventa. Una malattia. Certo, e a pensarci bene, è un difetto, avrebbe potuto averlo già da prima. Sono 7 anni che siamo sposati e figli non ne abbiamo mai avuto. Io sono mai rimasta incinta. Ah, Dio, 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 mi sta scoppiando il cervello. Questo qui vicino è Bintidressi. Sua moglie è mia amica da tanto tempo. Signora, c'è signora Giovanna. Ah, bene. Vieni, Giovanna. Entra. Ciao. Ciao. Scusa il disordine. Ma con i ragazzi che circolano per casa, hai voglia tu a mettere a posto? Accomodati. Sai, passavo di qua e sono entrata a salutarti. Come stai? Stiamo tutti bene, grazie a Dio. Tuo marito? Mio marito? Mio marito lo sai, a quest'ora in campagna. Torna sempre tardi. Anche il tuo torna tardi. Come sta? Sta bene anche lui. Lavora troppo, forse. È sempre stanco. E poi anche il fatto di dover viaggiare tutti i giorni lo butta giù. Lo credo. Che ci vuoi fare? Bisogna aver pazienza. Guarda a me, con tutta questa squadra di ragazzi che mi fanno disperare. Certi giorni non ho il tempo nemmeno di lavarmi il viso. E tu almeno sei tranquilla. Puoi pensare anche a te. Ma io... A proposito, e questo figlio quando arriva? Chi lo sa? Forse mai. Ormai ho perso ogni speranza. Questo non lo devi dire nemmeno scherzando. Siete giovani, forse non ne volete di figli. E fate bene, sono una disperazione. Che non ne vogliamo, no. Io un bambino lo vorrei. Almeno uno. Sono sola tutto il giorno. Così mi farebbe compagnia. E allora datevi da fare. Sta tranquilla che arriverà. Sì, dipende se solo da me. Perché? Tuo marito non ne vuole? Non lo so. Penso che sarebbe contento anche lui. Ma che ci vuoi fare? Non ne arrivano. Sei andata a farti visitare da qualche specialista? Più di una volta. E mi hanno sempre detto che sono normalissima. E che non ho nulla che mi impedisca di avere figli. E allora dipende da tuo marito. Ho paura proprio di sì. Ma che cosa vi sta capitando? Non andate d'accordo? No, non è questo. Anche se qualche volta bisticciamo andiamo abbastanza d'accordo. Vedi? Eh? Il
fatto è che lui mi trascura. Ti trascura? Te così giovane e carina. E che abbia qualche altra donna? No, non lo credo. Forse è lui diverso dagli altri. Diverso dagli altri? Sì. Diverso. Cagineri, tuo marito. Ma non farmi ridere. Ma non ci credo anche se me lo dici tu. È impossibile. Uno di quelli si riconosce subito. E allora, perché fa così con me? Ma dimmi un po'. È stato sempre così con te? Voglio dire, non ti ha mai cercata? Non ha mai... No, è solo da poco. Appena sposati, non mi lasciava mai in pace. Né di notte e né di giorno. Vedi allora che non è diverso. E vuol dire che c'è qualcosa. Forse è malato. Perché non glielo chiedi? Ma che è malato? Si sarà già stancato di me. Dimmi una cosa. Tu che sei sposata da molto ormai. Tuo marito come si comporta dopo tanti anni? Ah, beh, per quello non posso certo lamentarmi. Casomai mi devo lamentare del contrario. Io molte volte sono stanca, ho sonno, ma con lui non c'è nulla da fare. Dice che così scarica la tensione, che altrimenti non riesce a dormire. Anche ora, sai, eppure non è più un ragazzino, ha più di 50 anni, ma da quel lato è sempre giovane. Mio marito non è mica così, sai. Lo è stato solo i primi tempi del matrimonio, forse per qualche anno. Poi ha cominciato ad essere stanco, non faceva in tempo a coricarsi, che già stava russando. E adesso è più di un mese che si comporta come se io non ci fossi. Cosa vuoi che ti dica? Certo che io non l'avrei sopportato. Ma anche tu devi reagire, devi dirglielo. E quando vai a letto, prova a far rumore, cerca di svegliarlo. Accendi la luce, tossisci, parla, scuotilo, insomma. E tu sei giovane e hai bisogno d'un uomo. E lui lo vede che sei giovane. Coraggio, impegnati. E vedrai che riuscirai, Ma adesso me ne vado. Tu hai da fare... E io devo sbrigarmi alcune commissioni. E poi non voglio continuare ad angosciarti. Scusami, Oh, per carità, non ci pensare. Ah, mi raccomando, non parlare di questo a nessuno. Sta tranquilla, vedrai che tutto si risolve. Anche quest'anno non ci possiamo lamentare. Se pensi che nelle altre zone non hanno fatto neanche la metà dei capi che abbiamo fatto noi, possiamo dire che è andata bene. Questo è vero. Però vede, signor Pietrino, io fino a qualche anno fa, con la carne di cinghiale che mi vendevo, ci campavo per parecchi mesi. Oggi, invece, se non mi arrangio in qualche altro modo, non ce la faccio più. E lascia perdere che tu, coi lavori che ti fai in edilizia, te la cavi abbastanza bene. Oh. E non dimenticarti che per quel tubo che mi hai sostituito, hai voluto un mucchio di soldi. E dire che gli ho fatto pagare soltanto il materiale. La sai lunga tu. La sai lunga, signor Pietrino. Tutti lavoriamo per vivere. Vivere sì, ma tu vuoi vivere troppo bene. Come dura. Salve, signor Pietrino, proprio a lei ero cercando. Cosa? Che non l'avevo trovato qui, andavo al bar a cercarlo. Roba. Ottime. Si ricorda quel cinghiale che aveva sbagliato Balloi? Forse non lo dimenticherò mai. Una bestia così in tanti anni che vado a caccia non l'avevo mai vista. E te, Torrao? Torrao? Non solo è ritornato, ma quei labbri mi ha fatto tanti di quei buchi in giro che me la devo sprofondare con tutte le capre. In questo caso bisogna prendere provvedimenti urgenti. Una bella schioppetta. Bisogna farlo subito. Magari stanotte stesso. Per me potete venire quando volete, la quale tra due ore sarò nuovamente nell'ovile. Allora contaci, ci vediamo stanotte. Asibili. Arrivederci. Adio. Allora, ci andiamo davvero? Giuraci. Mi sembra giusto però avvertire anche Balloi. In fondo, con quel cinghiale, ha un conto in sospeso. D'accordo. Adesso che scendo in paese, passo al bar ad avvertirlo. Tanto a quest'ora è lì di sicuro. Va bene. Allora ci troviamo tutti alle 9 all'angolo della strada dove abita Balloi. Mi raccomando, puntuali. E muti.
Ciao. Che novità oggi in paese? Tutto bene? Non toccarmi. Non voglio nemmeno che mi sfiori. Che cosa diavolo ti succede? Stai diventando matta. Che cos'è questa storia? Oh! Sono io o tu l'apestato? Fa. Insomma, mi vuoi dire che cosa è successo? Lo sai benissimo che cosa è successo. Solo io non lo sapevo. Ah, perché mi avrai sposato? Per risparmiare i soldi di una serva. Ma tu sei davvero impazzita. Io non ti capisco. Cerca almeno di essere un pochino più chiara, porca miseria. Che cos'è che hai? Che cos'hai tu, vorrei dire? Io non ho proprio nulla. Sono una donna, come tutte le altre io. Sei tu che non sei come gli altri uomini. Ma che cosa stai dicendo? O fai perché voglia di bisticciare o ti ha dato di volta il cervello? Sì, sì, continua pure a fare la commedia. Ma non credere di poter tirare così all'infinito, sai? Ormai ho scoperto tutto. Ma che cosa hai scoperto? Non ti avranno messo in testa che ho qualche altra donna? Un'altra donna? Tu? Sei davvero divertente. Magari fosse questo, sarebbe certamente il male minore. Il guaio è che forse avrai un altro uomo. Ma che cosa stai dicendo? Hai capito perfettamente che cosa sto dicendo. E quindi mi stai accusando di essere un invertito. Caghineri, a me? Sì. Ah, sì? E quando ti appiccicavo al muro, per che cos'era? Per tenere i mattoni. Ti sei dimenticata che ti ho fatto restare 2 settimane a impacchi di acido borico e non so che cos'è? Ma io me lo sono dimenticato, sei tu che te lo sei dimenticato. Sfido io che Bintidrese è più importante di me. Gli piace l'amico. Cerca di parlare un po' più piano, che ti sento di vicino. Certo che se in paese si sapesse che cosa sei veramente, non chiederebbero a me come mai non arriva il figlio. Adesso basta. Il basta dura anche troppo. Usante chi dannascio. Ti ho sopportato anche troppo a lungo. Non si può vivere così. È meglio farla finita per sempre. All'ospedale. Dai. Oh. Pensate voi a tranquillizzare la moglie. Aspetta. Via. Vuoi scendere? Aiuto. Carestia, monta su. Fetto. Andiamo. Oh, a proposito, riprenditi questa che ti è caduta là nel cortile. Se la trovasse tua moglie ti ammazzerebbe davvero. Ma questa non è caduta a me. Ora capisco perché tutta quella storia. Chi sarà stato quel disgraziato che mi ha giocato questo tiro? Beh, sai, certamente sarà stato la stessa sera del processo. Ti ricordi? Avvocato, ma di quale aiuto mi stai parlando?
Nel lontano 1924, mi raccontava mio padre, che pure era stimato un ottimo fucile, fu perseguitato da una sfortuna tanto ostinata che il cinghiale, pur di non passare nella sua posta, preferiva addirittura tornare indietro e affrontare la muta rabbiosa dei cani. Disperato e avvilito, cercò qualsiasi mezzo per allontanare quella tremenda scalogna, andando persino in continente a consultarsi con il Vaticano. E invece la salvezza era lì, a portata di mano. Cosa si dice quando si apprende che un tale che non è mai passato in un campo sportivo, un giorno gioca la sua prima schedina da due colonne al totocalcio e vince 870 milioni? Cosa si dice? Proprio così, signori miei. Nel culo sta il segreto della fortuna. E mio padre, avendolo finalmente intuito, per ben 3 mesi di seguito si mise ogni notte col culo alla finestra per 15 minuti esatti. La dea bendata, pur non vedendoci, dovette finalmente accorgersi che anche mio padre aveva culo. Dall'odore, naturalmente. E fu così che nella stagione venatoria successiva egli abbatté ben 47 capi. Perciò, signor Presidente, signori del Tribunale, gentile pubblico qui presente, io chiedo che sia data a Balloi Landiri la possibilità di fare sua l'esperienza di mio padre. Ho finito. C'è nessuno che ha qualcosa da aggiungere? No? Bene. Allora, prima di emettere la sentenza, beviamoci sopra. Questo tribunale, accogliendo in parte le richieste dell'avvocato difensore, condanna Balloi Landiri, in presenza di tutti noi testimoni, a mostrare il suo posteriore alla dea bendata. Ti avrà mandato la foto per posta e sarà capitata in mano di tua moglie per caso. Guarda un po' quel disgraziato di sceriffo, i guai che m'ha combinato. Ma se mi capita tiro... Perché, mischino? Ti ha fatto una fotografia che è un'opera d'arte. Piuttosto sei venuto tutto guance e con una boccuccia piccolina così. È molto rassomigliante, a parte la pettinatura con lo spacco in mezzo. Va bene, allora ne farò stampare 1000 copie e le manderò ai tuoi parenti, così avranno tutto il ritratto del loro capostipite. Contento? Oh. Oh, ragazzi, è fatto tardi, andiamo. Dai, 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 dai. Che cinghiale non sta aspettando a noi. Andiamo.
Ah, ya sposta quel fucile. Altro che sposta. Tienitelo stretto e cerca di non sbagliarlo il cinghiale questa volta. No, stanotte non se la scampa. Questo è l'amor, questo è l'amor. Quando si fa la ha, ha, la ha, ha, la ha, ha. Quando si fa la ha, ha, si sente l'odore.